Ciao amici Solo Blues, oggi siamo qui sul campo per recensire gli SP Odin, uno dei guanti di punta della casa spagnola. Ma come si comporteranno in campo? Seguitemi e lo scoprirete. Il palmo è costituito dal lattice Q-Block, un lattice naturale su cui sono iniettate delle particelle di quartz, che garantisce ottime prestazioni sia su asciutto sia su bagnato. La resistenza all'abrasione è nella media. Il taglio è un ibrido tra regular alla base delle dita e roll finger sulla punta delle stesse. Questa combinazione dona una buona superficie di presa. Il dorso del guanto è costituito da lattice e gel, gel applicato a livello delle nocche per facilitare le respinte di pugno. Il risultato di questa combinazione è una struttura corposa e massiccia che dà un buon sostegno alla mano. La struttura, quindi nel complesso, è tradizionale, non eccessivamente aderente alla mano. All'interno del guanto troviamo del gel interno applicato a livello del dorso e a livello delle dita. È assente a livello delle punte delle dita. Nel complesso il suo lavoro lo fa abbastanza bene, avrei preferito che ci fosse anche sulle punte delle dita perché avrebbe impedito ancora di più lo scivolamento della mano all'interno del guanto. Il polsino è neoprene, sulla parte laterale c'è un'apertura in licra che facilita notevolmente la calzata. Il cinturino è lattice e fa un giro intorno al polso. In conclusione, l'SP Odin è un guanto tradizionale sia per quanto riguarda la struttura che per quanto riguarda il taglio, e quindi lo consiglio agli amanti di questo genere di guanti. Il lattice montato è uno dei miei preferiti sul mercato perché è equilibrato, offrendo buonissime prestazioni sia su asciutto sia su bagnato. La resistenza all'abrasione è nella media e quindi lo consiglio per un utilizzo in campi in erba, e lo consiglio specialmente a quei portieri che utilizzano lo stesso guanto sia col sole sia con la pioggia. Per oggi è tutto, per altri video continuate a seguire il canale, seguiteci su Instagram e un saluto agli amici a Solo Blues.